Sakadawa, il Buddha sono le qualità del corpo, parole e mente suprema, ma la cosa principale sono le qualità della mente suprema. Come Nagarjuna offre la sua lode alla fine del fondamento della saggezza, tu che con la tua mente presa dalla grande compassione per noi discepoli ha insegnato affinché abbandoniamo tutte le negatività, tutte le visioni errate di una saggezza distorta, che fra le due, le visioni errate delle afflizioni mentali e della saggezza distorta, queste sono le principali, per cui quello è, e Nagarjuna gli offre la lode sulla base del fatto di aver insegnato questo, anche come dice Chandrakirti nella sua lode all'inizio, il fatto che il Buddha Bhagavan ha insegnato la grande compassione e il fatto che la radice dell'illuminazione è la grande compassione, per cui questa diventa fondamentale per l'ottenimento dell'illuminazione, la saggezza che osserva lo stato di Buddha e la grande compassione che osserva gli esseri senzienti, per cui questa grande compassione che è sostenuta dalla saggezza che realizza la realtà, i tre tipi di compassione, la compassione che serve agli esseri, che serve ai fenomeni, che è senza osservazione, queste sono l'ultima, la compassione sostenuta dalla visione della vacuità, per cui ciò che principalmente dobbiamo ricordarci di Buddha Shakyamuni è il fatto che è praticando e riflettendo continuamente la visione della vacuità e la grande compassione. Questo veramente diventiamo allora discepoli di Buddha Shakyamuni, veramente andiamo nella sua direzione. Per cui voi che da tutte le parti del mondo siete qui ad ascoltarmi, la cosa principale è generare la mente dell'illuminazione abbinata al pensiero della saggezza della vacuità, per cui adesso dobbiamo pensare che oggi generiamo la mente dell'illuminazione insieme, per cui tutti voi che siete online dovete pensare che tutti voi di qualunque tradizione del Dharma seguite, siamo tutti gli stessi discepoli dello stesso maestro, per cui pensiamo bene alla mente dell'illuminazione, pensando alla gentilezza di Buddha Shakyamuni, pensiamolo davanti a noi e visualizziamolo pensando che siamo veramente davanti a Buddha Shakyamuni, generiamo davanti a lui la mente dell'illuminazione. Io non è che vi trasporto alla mia mente dell'illuminazione, noi tutti siamo uguali, per cui noi siamo uguali, io sono un monaco che seguo Buddha Shakyamuni, per cui l'unica libertà che ho è il fatto che sono monaco, ma anch'io devo sottostare alle leggi della società, per cui comunque, per cui tutti quanti noi insieme nello stesso modo generiamo la mente dell'illuminazione e per prima cosa adesso recitiamo le prostrazioni ai Buddha e poi dopo la preghiera in sette rami. Per cui tutti voi che siete live e che mi state ascoltando, pensate che davanti a voi c'è Buddha Shakyamuni, effettivamente lì il vero Buddha davanti a voi, circondato
dai grandi pandit, Nagarjuna e così via, i veri discepoli, i saggi dell'India, i 17 pandita, pensate che sono davanti a voi? E poi non solo prendere rifugio in loro, ma dobbiamo leggere, studiare i loro testi, riflettendo, generando la saggezza della riflessione. E su quella base dobbiamo generare vera esperienza di questi insegnamenti. Per cui, se vogliamo veramente compiacere Nagarjuna e gli altri saggi, che cosa dobbiamo fare? Studiare, riflettere, investigare il significato dei loro insegnamenti. Per cui adesso, oggi, siamo tutti insieme, generiamo la mente dell'illuminazione, pensiamo a Nagarjuna, ai suoi discepoli, Chandrakirti, che sono effettivamente davanti a voi, a noi, e così anche Chanrezi, che è l'incarnazione della grande compassione, Manjushri, che è l'incarnazione della saggezza, Vajrapani, Tara, che è la divinità delle attività illuminate, e così pure anche Maitreya, Kuntusampo, Samantabhadra e tutti i grandi Bodhisattva. Visualizzate bene che sono davanti a voi. E davanti a voi. Come dice Gerimpoce, per cui seguiamo il grande saggio Buddha Shakyamuni, riflettiamo bene alle grandi qualità di Buddha e di questi esseri, per cui per prima cosa facciamo prima la postazione, il Sivya Lo Chukbe Sivya Tole Dwa Dwa Shoy.
La preghiera in sette rami a tutti i Tathagatas di Tantra di Mahasudra, Oda te gilo na shiri dang an zu tamba chum den de kora da toma tuki. Come vi ho detto, anche il nostro maestro Buddha Shakyamuni dalla grande compassione sostenuta dalla saggezza che realizza il sorgere dipendente per tre innumerevoli eoni, ha accumulato le due accumulazioni. Per prima cosa ha mostrato anche nella sua vita di Buddha Shakyamuni di abbandonare la sua famiglia, di diventare monaco e di ottenere lo stato di Buddha sotto l'albero della Bodhi. Per cui il Buddha Bhagavan, che è colui che per tre innumerevoli eoni ha accumulato le due accumulazioni, solamente sei anni di austerità non sono proprio niente. Il punto è che proprio per noi, fate esattamente quello che dobbiamo fare noi, generando l'antidoto, la forza dell'antidoto, ha abbandonato le due oscurazioni, generando la mente dell'illuminazione e la saggezza che realizza la vacuità del sorgere dipendente. Ci ha mostrato quello che noi dovremmo fare. Per cui per prima cosa noi dobbiamo, la cosa principale che dobbiamo fare è generare la mente dell'illuminazione suprema, per cui noi che siamo discepoli di Buddha Shakyamuni, io ho pensato che in questo giorno del Sakadawa sarebbe stato ottimo farlo tutti insieme, per quello facciamo questa cosa adesso, per cui tutti voi discepoli dei tre grandi monasteri e delle quattro scuole, anche voi se lo fate in questi giorni generate la mente dell'illuminazione, sarebbe veramente fantastica. Per cui farlo tutti gli anni, questa cerimonia durante il Sakadawa, penso che sia veramente di grande beneficio. Adesso recitiamo insieme
la presa del rifugio e la generazione di Bodhicitta per tre volte e poi recitiamo la preghiera dei voti del Bodhisattva per tre volte insieme. Adesso generiamo la preghiera nella presa dei voti del Bodhisattva, prendo rifugio nei tre gioielli. E quando diciamo per completare scopo mio e degli altri, genero la mente dell'illuminazione. Per cui queste parole sono potentissime. Se volete ottenere i vostri scopi, generate la mente dell'illuminazione. Se volete essere di beneficio agli altri, lo fate tramite la mente dell'illuminazione. Se volete attraversare i vari sentieri delle realizzazioni, è sulla base della mente dell'illuminazione. Anche noi, perché pensiamo alle grandi qualità di Buddha Shakyamuni, vengono principalmente dalla mente dell'illuminazione, per cui se abbiamo nella mente l'egoismo, se volente vogliamo essere egoisti, dobbiamo farlo in un modo intelligente. La mente dell'illuminazione è veramente l'egoismo di beneficio. Il beneficio adesso, di beneficio in futuro, rende felice la persona, rende felice gli altri, è beneficio per tutti, anche chi non pratica nessun dharma, nessuna religione. Se avesse la mente dell'illuminazione avrebbe tantissimi amici e farebbe contento se stesso e gli altri, mentre invece con l'egoismo porta solamente paure, concettualizzazioni, diffidenza, rende infelice la persona, rende infelice gli altri attorno. Per cui se anche i politici, se avessero veramente una mente altruista, non agirebbero in un modo davanti e dietro farebbero gli altri. La mente dell'illuminazione è qualcosa apprezzata anche dagli animali, e la persona altruista è anche amico degli animali, gli animali sono i suoi amici. Per cui, per completare lo scopo mio e altri, genero la mente dell'illuminazione. Dopo aver generato questa mente estremamente virtuosa dell'illuminazione, non la lasciamo solo lì. Dopo aver generato la mente dell'illuminazione, accoglierò tutti gli esseri come i miei ospiti, impegnandomi nella condotta meravigliosa e suprema dell'illuminazione, posso ottenere lo stato di Buddha per essere di beneficio a tutti gli esseri migratori. Anche se per esempio invitiamo un ospite a casa, non è che lo lasciamo lì senza occuparci di loro, no? Ci prendiamo cura, per cui nel momento in cui accogliamo come ospiti tutti gli esseri, così come facciamo con il nostro ospite, dobbiamo prenderci cura di loro, della loro felicità immediata e a lunga scadenza. Per cui che cos'è che è di beneficio questo? L'impegnarsi nella condotta meravigliosa e suprema dell'illuminazione, perché sono esclusivamente di beneficio agli altri, per cui sono meravigliosi. Impegnandomi nella condotta meravigliosa e suprema dell'illuminazione, in breve tutti gli esseri senzienti che sono infiniti vogliono essere felici e non vogliono soffrire, tutti loro, finché lo spazio esiste, io agirò per essere a loro di beneficio, come dice il Bodhisattva Javatara, affinché lo spazio esiste, finché gli esseri esistono, anch'io ci sarò per essere a loro di beneficio. Io faccio sempre questa preghiera, tutti i giorni. Questa è una preghiera che è basata su delle ragioni.
Ecco perché dico, se volete veramente essere egoisti intelligenti, praticate la mente dell'illuminazione. Di nuovo, tutte le negatività del mondo sorgono dall'egoismo, tutte le cose positive sorgono dall'altruismo, per cui in breve, come dice Shantideva, guarda un attimo, i Buddha hanno praticato la mente dell'illuminazione, gli esseri ordinari, l'egoismo, che bisogno c'è di parlare, di cos'è di beneficio? È veramente incredibile. Se non, di nuovo, se non scambio la mia felicità con quella degli altri, prendo su di me la sofferenza degli altri, come potrò mai ottenere l'illuminazione? Ma come potrò mai liberarmi dal samsara? Per cui oggi non. Ricordandoci di Buddha Shakyamuni, lui stesso ha praticato la mente dell'illuminazione, ci ha dato noi le istruzioni per farlo, per cui sulla base esclusivamente di ragioni valide ci ha indicato come ottenere lo scopo per noi stessi e per gli altri, lo scopo definitivo. Per cui adesso recitiamolo insieme. Prendo rifugio nei tre gioielli, confesso tutte le negatività individualmente, gioisco delle virtù e degli esseri migratori, tengo a mente la mente dell'illuminazione, nel Buddha, nel Dharma e nella suprema comunità, prendo rifugio fino all'illuminazione per completare lo scopo mio altrui, genero la mente dell'illuminazione. Dopo aver generato l'illuminazione, accoglierò tutti gli esseri come miei ospiti, impegnandomi nella condotta meravigliosa suprema dell'illuminazione. Posso ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri meritori. Prendo rifugio nei tre gioielli, confesso tutte le negatività individualmente. Gioisco delle virtù degli esseri migratori, tengo in mente la mente dell'illuminazione, nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione per completare lo scopo mio altrui. Genero la mente dell'illuminazione, dopo aver generato la mente dell'illuminazione, accoglierò tutti gli esseri come miei ospiti, impegnandomi nella condotta meravigliosa suprema dell'illuminazione, posso ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri migratori. Prendo rifugio nei tre gioielli, confesso tutte le negatività individualmente. Gioisco delle virtù degli esseri migratori, tengo a mente l'illuminazione del Buddha nel Dharma e suprema comunità, prendo rifugio fino all'illuminazione per completare lo scopo mio altrui, genero la mente dell'illuminazione, per generare la mente dell'illuminazione, accoglierò tutti gli esseri come i miei ospiti. Impegnandomi nella condotta meravigliosa suprema, posso aiutare lo stato di Buddha per il beneficio di tutti i migratori. No, yada. Chungju ne sunya da shiri, luwa ya shaadaga pungu le chidari nzhi nye wata, tijin shi shi tatya tijin shi nye tala ki, dhaya chi dan chungju be, tijin cha jan diyin, dhaya nero shi shi be, menji cha jan diyin, silam cham shi tuba yin, dhaya nga shi Qui come nei versi del Bodhisattva Charyavatara, questa è veramente la medicina che cura tutte le negatività, anche se sei rinato nel samsara, spinto dalle azioni, dalle emozioni, istruzioni, se spingi generalmente dell'illuminazione, agisci per essere di beneficio degli altri, il corpo che hai ottenuto è stato ottenuto dalle azioni e dalle emozioni distruttive, però perlomeno è diventato utile in questo modo. Cosa andate di? Cosa dire da? Cada in nero si mi se non c'è un tuo in drawing e si gini. Non è Veramente questa è la medicina che cura tutte le malattie del samsara, anche avendo ottenuto un corpo umano spinto dalle azioni e dalle emozioni distruttive, veramente è stato di beneficio, veramente diventa utile in questo modo. Adesso noi siamo qui con questo corpo umano ordinario di carne e di ossa. Veramente dovremmo usarlo veramente esclusivamente per essere di beneficio il più possibile agli altri. Allora veramente è utile essere nati anche con un corpo contaminato. Così come sempre citando molto velocemente il Bodhisattva Charyavatara, quella mente dell'illuminazione, l'essenza di tutti gli insegnamenti, così come il burro è l'essenza del latte. Per cui, avendo generato la mente dell'illuminazione, anche siamo diventati anche tutti gli esseri non umani, i deva, eccetera, gioiscono di questo.
Per cui tutti questi esseri che gioiscono delle nostre azioni sono i nostri amici, sono gli esseri senzienti, per cui dobbiamo il più possibile addestrare, educare il nostro pensiero nella mente dell'illuminazione, la mente dell'illuminazione, e dobbiamo, perché è possibile ottenerla? Questa illuminazione perché è la mente della natura, della chiara luce, che possiede, come detto nel testo di Maitreya Nirvana Tantra, il seme, la potenzialità del Tathagata, del Buddha, per cui la causa principale, che cos'è? È la natura della mente stessa, che è la cognitività e la luminosità. Per cui anche se il nostro corpo è sporco, contaminato, fatto di carne e ossa, abbiamo una mente, contiene una mente che ha la natura della buddhità, la cui natura è la stessa di quella dei Buddha. Per cui le negatività sono avventizie. Se applichiamo l'antidoto, non vengono eliminate perché non sono della natura stessa, non permeano la natura della mente, sono delle cognizioni distorte. Ecco perché sorgono le emozioni distruttive. La radice non è nella mente, non sono nella mente, sono cognizioni distorte. Per cui la potenzialità di ottenere le qualità le abbiamo già dentro, nella nostra mente. Per cui pensando e riflettendo in questa direzione, in questi insegnamenti come l'Uttara Tantra e così via, il continuo sublime scritto è anche nell'ornamento delle chiare realizzazioni sempre di Maitreya, all'inizio, per prima cosa riflettere sulle due verità, poi sulle quattro verità, poi dopo generando la certezza nei tre gioielli. Questo è il modo di procedere, come dice Nagarjuna, il Buddha Dharma. Sono gli insegnamenti sulle due verità, non solo fare delle preghiere, per cui tutte le regioni ti insegnano come praticare le virtù del corpo e della parola, ma la cosa principale è la mente. Per cui nel Tantra, per esempio, ci sono le differenziazioni delle menti estremamente sottili, che è veramente qualcosa di straordinario. Per cui noi in Tibet, grazie al grande maestro Shantarakshita, abbiamo sviluppato il Dharma che viene dalla tradizione del Nalanda, e tutte le tradizioni del Tibet che comprendono sia tutti i sutra e i tantra che sono presenti, le abbiamo mantenute in Tibet. Per cui se oggi non genero queste certezze, non pratico, quando lo faccio? Per cui veramente nelle vite passate, così come dicono i Lama Kadampa, grazie alle vite preziose del passato hai ottenuto una vita preziosa adesso. Adesso non rovinare la tua opportunità. Per cui veramente noi che abbiamo ottenuto questo prezioso rinascito umano, abbiamo ottenuto le ricchezze, abbiamo ottenuto questa grande opportunità, se non stiamo attenti di nuovo cadremo nel precipizio dei reami inferiori. Per cui tutti noi dobbiamo veramente comportarci bene, fare bene, agire bene, cogliere l'essenza di questa vita stando molto attenti. Per cui pensate tutti in questo modo, addestrate il vostro pensiero in questo modo, oggi, in questo giorno speciale del Sakadawa, vi ho spinto a generare queste virtù, da ora in poi, ancora per altri 20 anni io ci sarò di sicuro, tutti Sakadawa, facciamo insieme bene questa cerimonia, con i preliminari pensando bene alla grande compassione e alla vacuità del sorgere dipendente. Queste sono le dediche.
In passato Serco Rinpoche mi diceva adesso le altre preghiere che vi sono state date. Jesus on the God
Grazie. Sure, and it's shitty.